Ieri sera abbiamo visto come l'arco tradizionale, nelle sue forme migliori, debbano essere istintive e come queste forme debbano essere assolutamente salvaguardate, sia per quanto riguarda la filosofia di tiro, sia per quanto riguarda gli atteggiamenti, forse anche in gara. Diciamo che questa sera invece vediamo in modo leggermente più laico come effettivamente poi con un metodo e con una strategia dobbiamo leggermente stravolgere tutti quelli che erano stati i nostri obiettivi precedenti, perché effettivamente se vogliamo in una gara ottenere dei risultati e quindi le nostre frecce che vadano più volte ripetutamente a bersaglio, dobbiamo costruire un metodo, o comunque questa sera lo vedremo leggermente abbozzato. Sarà una successiva e sarà la seconda parte di quello che abbiamo visto precedentemente, che l'istinto è nella mira. Ci sarà una seconda parte più esaustiva per quanto riguarda proprio le metodiche e le strategie per poter ottenere dei risultati, ma non solo dal punto di vista laico, ma anche dal punto di vista di istinto puro. Ma questo sarà un prossimo video. Per il momento vediamo in questa serata come approcciare le gare per ottenere qualche risultato in più. Come abbiamo detto, la volta scorsa abbiamo visto effettivamente come il tiro istintivo dal punto di vista filosofico sia straordinario. Però effettivamente non sono tutte rose e fiori, non è proprio così alla fine. Qualcosa dobbiamo limitare al nostro tiro istintivo per poter essere un tantino più performanti. E adesso vediamo quali sono i presupposti che ci possono far fare qualche cosetta in più in gara. Non proprio, sempre. Questo funziona molto bene fino a 18 metri. Fino a 18 metri possiamo dire di avere una precisione accettabile. Mai, assolutamente mai, una precisione come per l'arco. Ma abbiamo una precisione accettabile, specialmente per quanto riguarda tipologie di bersagli diverse, specialmente nel 3D dove è difficile valutare la distanza, specialmente nei bersagli mobili dove ci sono gare con bersagli mobili, o comunque bersagli che implicano una velocità di tiro esattamente adeguata a quella che era ancestralmente la caccia con l'arco. Sì, è così. L'ho provato per un certo periodo di tempo a tirare con l'ombò ed effettivamente vi assicuro che fino a 12-15 metri non c'è bisogno di controllare dove è la punta della freccia. Siamo proprio predisposti per ottenere dei buoni risultati proprio in modo istintivo puro. Ahimè, man mano che ci allontaniamo da questo muro, da questa distanza che è intorno ai 15 metri, i risultati peggiorano in modo geometrico. E qui entra in gioco avere un piano B che ci permetta di divertirci, di avere comunque un tiro istintivo senza essere troppo
troppo talebani su questo, però godere comunque del volo della freccia e di tutto quello che ne consegue da un tiro veramente che scaturisce un po' dalla nostra proiezione, come abbiamo visto, la nostra proiezione del nostro essere. E cosa succede dai 18 metri in avanti? Sappiamo che anche con l'arco istintivo e con il robot si tira a 50 metri. Cosa dobbiamo fare in quei casi? È estremamente difficile utilizzare lo stesso metodo istintivo che utilizziamo fino a 18 metri, perché effettivamente la caccia poi non va oltre i 18 metri, la caccia vera e propria. Cosa dobbiamo fare? Ebbene, lì entra in gioco il cosiddetto gap shooting. Il gap shooting non è una vera e propria mira, perché il gap shooting prevede di comunque concentrarsi sul centro del bersaglio, ma essere consapevoli di dove è posizionata la punta della freccia in relazione alla distanza tra l'arciere e il bersaglio stesso. Dobbiamo effettivamente allenarci a considerare la punta della freccia in relazione al bersaglio. Questo avverrà ovviamente in modo del tutto subconscio, ci sono gli allenamenti adeguati per poterlo fare, non è difficile e viene, guardate, quasi automaticamente, non è che dovete mirare in un altro punto, la nostra mente calcolerà questo famigerato gap, ma in modo del tutto istintivo. E quindi manterremo comunque la filosofia del tiro, non è assolutamente sbagliato quello che stiamo facendo. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Lo diceva anche Howard Hill, il più grande tiratore di long ball di tutti i tempi, che con la visione periferica o visione secondaria, come diceva lui, era comunque consapevole sempre di dover pur sfocare la punta della freccia e in relazione ovviamente alla distanza, in tal modo colpire il bersaglio. Però questo cosa ci contrappone? Ci contrappone che effettivamente noi dobbiamo essere consapevoli della distanza di mira. Oltre i 20 metri dobbiamo, pur in modo non del tutto conscio, essere consapevoli della distanza a cui stiamo tirando. Quindi prima di tirare dobbiamo, ahimè, mettere nelle variabili la distanza tra noi e il bersaglio, e di lì il nostro cervello lavorerà di conseguenza dove sarà posizionata la punta della freccia in modo assolutamente automatico, e la nostra visione secondaria ne terrà conto per poter scagliare la freccia e colpire il bersaglio con una certa precisione. Conoscere la distanza per gli archi istintivi e l'ombo è sempre stata una satana, è sempre stata una cosa che assolutamente non bisognava assolutamente parlarne. Infatti tutte le volte che io ho parlato con tiratori lombo e tiratori istintivi anche di alto livello mi hanno sempre detto: non mi interessa sapere la distanza, non mi interessa saperla, io non ho nessun problema a tirare senza conoscere la distanza. E questo è un grave errore. La distanza è una variabile nel nostro tiro, sia pure istintivo, puro o quello che vogliamo, ma la distanza è importantissima. Conoscere la distanza vuol dire dare un'informazione supplementare al nostro cervello, che elaborerà di conseguenza tutta la fase tridimensionale del nostro tiro. Immaginatevi un giocatore di pallacanestro che debba tirare ad un canestro che non è a 3,03 metri, ma a 4 metri o meno, e sbaglierà sicuramente il tiro, perché lui ormai ha memorizzato questa distanza e il suo istinto è facilitato dal conoscere il più possibile le variabili che avvengono nel suo gioco. La stessa cosa deve essere assolutamente anche nel tiro 3D. Ecco perché, e lo vedremo poi successivamente in modo più approfondito, assolutamente io
indico a tutti di allenarci solamente a distanze conosciute, anche nel 3D. Solamente tirando a distanze conosciute il nostro cervello immagazzinerà le informazioni per poter essere poi confrontate quando andremo in gara. Se continueremo a tirare a distanze sconosciute, ahimè, il nostro cervello non avrà informazioni utili e sarà sempre fare sempre il primo tiro, non avremo nessun tipo di esperienza, e questo è molto male. Questa precisione non sarà mai come con l'arco nudo. L'arco nudo sarà sempre a parità di tecnica, a parità di destrezza, sarà sempre eccezionalmente più preciso che gli archi tradizionali. Non ci sono dubbi su questo punto, non c'è dubbio alcuno. Ovviamente l'arco nudo ha tutta un'altra tipologia, strategia, metodo di tiro e anche un'altra filosofia, no? Se io voglio competere con questo arco qua, so benissimo che dovrò regolarmi di conseguenza, ma la soddisfazione ovviamente interiore sarà enormemente migliore. Nelle gare archi nudi, archi istintivi e archi non buono non possono competere tra di loro. È molto difficile, a meno che non ci siano molti bersagli mobili. Allora in questo caso la metodologia del tiro con questa tipologia di archi sarà forse un tantino superiore, e effettivamente la tipologia di tiro la farà a questo punto esclusivamente il bersaglio. Questo è vero, la tipologia del bersaglio provoca ad avere un attrezzo più performante. Effettivamente ho notato che nei tiri mobili o comunque dove i tempi sono estremamente limitati, il tiro istintivo puro, tipo sparare con la pistola dalla cintura come i cowboy di una volta, effettivamente è estremamente più redditizio. Però le gare hanno le loro regole, e quindi ci dobbiamo adeguare alle regole delle gare ed ottenere il massimo possibile, essere più redditizi possibili per ottenere la migliore performance che ci concedono per l'appunto le regole, e questo ovviamente è importantissimo. Una piccola precisazione per quanto riguarda archi nudi, archi istintivi e longbow: effettivamente non c'è niente da fare. A qualsiasi livello, anche ad altissimo livello, i tiratori archi nudi sono enormemente più facilitati a parità di tecnica, perché effettivamente mantenere la punta sempre nei pressi del bersaglio ha un valore aggiunto molto 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 superiore che non effettuare il gap shooting, perché ormai nelle gare bisogna colpire il centro del centro, quindi il famoso 11 o il famoso 6 nell'antrefield è indispensabile anche per questo tipo di gare. Non c'è assolutamente niente da fare. E la valutazione delle distanze effettivamente comincia a diventare, ad avere una metodologia sua, e i tiratori del crudo sono molto bravi a stimare la distanza ad occhio. Non ci sono possibili parametrazioni, è impossibile parametrare nel 3D, sono solo bravi a stabilire bene la distanza e a fare centro. Quindi l'arco nudo per quanto riguarda gli archi tradizionali e le gare fitarco è molto molto facilitato ed è praticamente imbattibile. La visione periferica, quindi dovrò valutare la distanza se oltre i 20 metri, e una volta in ancoraggio dovrò allinearmi e controllare la visione periferica della freccia, sempre lo sguardo sul centro del bersaglio,
vedrò la punta della freccia nella mia zona periferica, rilascerò e la freccia andrà nel centro. Il mio cervello ha elaborato dove vedere e non vedere, vedere sfocato la punta della freccia con la mia visione periferica in un certo punto, e questo punto sarà appunto dato dalla distanza a cui è posizionato il bersaglio. Difficile? Forse sì. Preciso? Forse no. Però con l'addestramento si possono ottenere ottimi risultati. Ma il bello di questo tiro non è solo colpire il bersaglio con precisione, il bello di questo tiro è quello di mettersi alla prova e di mettersi in competizione con noi stessi. Questo è il vero spirito dell'arco tradizionale. Grazie. Abbiamo visto come rendere comunque estremamente valido dal punto di vista filosofico e istintivo anche il gap shooting. Howard Hill ce lo insegna d'altronde con la split vision. Io faccio così con l'arco nudo, non collimo più di tanto, è il mio subconscio che permette di avere la punta della freccia estremamente sfocata senza una vera e propria collimazione, eppure faccio centro. Specialmente nell'indoor mi è molto utile perché attenua moltissimo quello che è il rilascio anticipato e il target panic. Per quanto riguarda gli archi tradizionali, perché non fare gap shooting, ma in modo più vero, in modo più puro. Un gap shooting puro, come insegna Howard Hill, è estremamente interessante. La prossima settimana ne parleremo approfonditamente e vedremo come allenarci, come stabilire un metodo, come stabilire un modus operandi per avere un gap shooting preciso, ma rimanere comunque nella giusta filosofia che questa tipologia di archi pretende da noi e dal nostro tiro. Grazie e ci vediamo alla prossima. Guarda, davvero, sì, io non la vedo la punta, la vedo a malapena, eppure vanno tutte dentro, quindi alla fine questo tiro istintivo alla fine non è una cazzata. No, non cerco di guardare la punta, non cerco di tenerla nel giallo, io guardo il giallo, guardo il centro del giallo, o mi cerco un punto nel 3D, un punto fisso, mi concentro su quello e poi la punta ballonzola, ma non è mai nello stesso punto, eppure poi le frecce vanno nel centro. E allora spiegatemi questo fatto qua, me lo dovete spiegare. Eh sì.